Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Mario Teto. Oggi vi mostrerò come installare la Replay Mod. La Replay Mod è una modifica molto popolare in Minecraft che vi permette di registrare la vostra esperienza di gioco. Uno strumento facile da usare ma incredibilmente potente. Infatti vi permetterà di creare un video perfetto Minecraft in pochissimi minuti, inoltre senza l'utilizzo di software esterni. Ma vediamo subito cosa serve per installarla. Come prima cosa andremo ad installare la Replay Mod. Andiamo sul sito ufficiale. Naturalmente vi metterò il link di tutti i siti utilizzati qui in descrizione. Andiamo nella sezione download now. Qui come vedete ci sono le replay mod per tutte le versioni di Minecraft. Io vi mostrerò quella per Minecraft 1.21.4, ma è pressoché simile anche per le versioni precedenti di Minecraft e probabilmente anche per le versioni successive di Minecraft. Andiamo a scaricare la Replay Mod. Adesso ci servirà l'installazione di Fabric. Andiamo direttamente a cliccare qui. Andiamo a scaricarlo. Come vedete ci consiglia anche l'installazione di Fabric API, quindi clicchiamo qui. E nella sezione download. Ok, come vedete abbiamo scaricato Replay Mod, Fabric e Fabric API. Adesso andiamo nella cartella dove abbiamo scaricato i nostri programmi. Come prima cosa andremo ad installare Fabric. L'installazione è semplice, basterà cliccare due volte sul file e andiamo ad installarlo. Ok, come vedete Fabric è stato installato con successo. Adesso apriamo il nostro Minecraft. Ecco, come vedete qui in basso ci mostrerà il nostro Fabric installato. Naturalmente qui con il menu a tendina possiamo scegliere di utilizzare la versione da noi installata o quella classica di Minecraft o altre che come vedete ho installato nei vari tutorial. Però adesso noi interessa far partire Fabric. Facciamo gioca. Visto che sappiamo quello che stiamo facendo, facciamo sono consapevole dei rischi e andiamo su gioca. Qui in basso vi mostrerà e vi farà capire che siamo nella versione Fabric modificata. Adesso possiamo uscire, andare nella cartella delle mod di Minecraft. Come possiamo arrivare a questa cartella? Vi ho fatto già vedere in passato diversi metodi, ma facciamo quello più semplice, quindi start. Esegui %appdata%, ok, nella cartella Minecraft e infine nella cartella mods. Qui dobbiamo copiare Fabric API e Replay Mod, quindi copia, incolla. Adesso facciamo ripartire Minecraft. Assicuriamoci di farlo partire con la versione Fabric e facciamo gioco. Apriamo un qualsiasi mondo Minecraft. Come vedete qui in alto si è aggiunta una nuova voce che servirà proprio per registrare la vostra partita. Quindi andiamo in qualsiasi mondo, abbiamo detto. Come vedete qui vi indica che abbiamo attivata la registrazione. C'è anche l'icona in alto a sinistra. Nel menu sarà possibile anche mettere in pausa la registrazione, fermare la nostra registrazione o ripartire con la nostra registrazione. Adesso facciamo giusto qualcosina visto che stiamo registrando. Ok, e possiamo uscire dalla nostra registrazione. Come vedete in alto vi mostrerà il file salvato, ci sarà anche la possibilità di rinominarlo.
Anche qui vedrete un nuovo tasto. Qui vi permetterà di vedere le vostre registrazioni. Questa è quella che abbiamo fatto pochi secondi fa. Adesso andiamo a vedere le funzionalità base di questa Replay Mode e quindi come creare il nostro video. Allora, per prima cosa vado ad attivare il mouse con la lettera T, nel mio caso che sarebbe l'apertura della chat classica in Minecraft, e andiamo a mettere pausa. Sì, questo tasto vi permetterà di vedere la vostra registrazione. Vicino abbiamo la velocità, ci permetterà di velocizzare il nostro personaggio o naturalmente rallentare. Noi lo facciamo alla velocità classica, quindi 1x. Andiamo anche a rivedere il nostro video. Possiamo andare avanti, rimettiamo di nuovo play e vediamo Mario Dedo che va a scavare. Ok, vediamo adesso come creare i fotogramma chiave e quindi generare il nostro video. Importantissimo, per poter generare il video ne serviranno almeno due. Ripartiamo quindi dall'inizio e andiamo a fissare la nostra telecamera, perché noi naturalmente adesso siamo la telecamera e non il personaggio di Mario Dedo. Lo facciamo veramente in modo easy. Allora, fissiamo la prima telecamera in questo modo ed iniziamo quindi in questo punto. Per farlo andiamo a posizionare i due keyframe, 1, 2, e poi premiamo la lettera V. Ok, il primo punto, quindi l'inizio, lo abbiamo fissato. Andiamo a mettere play e ci muoviamo invece con la telecamera. Ok, il secondo punto lo voglio fare qua, quindi vado a mettere altri due keyframe e di nuovo la lettera V. Rimettiamo play e ci rispostiamo di nuovo con la telecamera. Aspettiamo che Mario Dedo si muova, ok. Lo andiamo a posizionare poi qui. Mettiamo sempre pausa, mi voglio fermare leggermente prima. Ancora prima. Ok, ci fermiamo qua e qui andiamo a posizionare altri due keyframe. Di nuovo la lettera V. Rimettiamo play, adesso ci avviciniamo. Ok, rimettiamo di nuovo pausa e andiamo a posizionare altri due keyframe e sempre la lettera V. Di nuovo play. E mettiamo l'ultimo keyframe, 1, 2, V. Ok, il nostro video è stato generato, andiamo anche a vederlo. Questa volta andiamo a premere play giù, però ci andiamo a posizionare naturalmente all'inizio del video. Via! Questi sono i movimenti che abbiamo deciso noi di effettuare. Adesso mi allontano con la telecamera, tra poco si avvicinerà anche il personaggio di Mario Dedo, infatti. Qui inizierà a scavare, noi ci andiamo di nuovo ad avvicinare e poi c'è l'ultimo keyframe per il finale. Ok, come vedete il video è stato creato. Questo tasto in basso a sinistra invece vi indicherà tutti i comandi veloci da tastiera. Andiamo adesso su questo dischetto per passare alla fase di rendering. Qui ci saranno tutte le impostazioni da poter modificare. Ma come vi farò vedere, ci manca ancora un file. Infatti, se vogliamo fare la fase di render, ci chiederà questo file ffmpeg, che adesso vi farò vedere come installarlo. Allora, direttamente da qui possiamo fare apri nel browser, vi manderà direttamente su questa schermata. Qui andremo a cliccare per scaricare il file. Una volta scaricato lo dobbiamo naturalmente togliere dalla cartella compressa e lo andiamo a copiare nella cartella .minecraft. La procedura sarà sempre la stessa, quindi tramite il tasto esegui di Windows. Andiamo quindi nella cartella .minecraft e una volta scaricato andiamo a prendere la cartella interna, quindi quella non compressa, e lo andiamo a copiare qui all'interno. Tasto destro quindi copia e tasto destro
incolla. Ritorniamo in Minecraft, ritorniamo nuovamente sul dischetto e riclicchiamo il pulsante render. Un'altra possibilità è quella di aggiungere direttamente qui in questa sezione dove vedete la scritta command, direttamente qui il percorso di FFmpeg. Ma noi abbiamo inserito direttamente tutto nella cartella Minecraft. Ok, clicchiamo sul render. Dobbiamo aspettare la fine di questo processo. Una volta finito questo processo, ci basterà aprire direttamente da qui la cartella dei video salvati. Ecco il nostro video. Possiamo anche vedere la nostra registrazione. Ecco il nostro video con tutte le modifiche che abbiamo fatto, con tutti gli spostamenti della nostra telecamera. Naturalmente vi ho fatto vedere le funzionalità base, poi compito vostro divertirvi con questa mod. Prima di salutarvi volevo farvi vedere due soluzioni ad alcuni problemi. Infatti molti nella fase di rendering hanno avuto diverse difficoltà. La prima soluzione è quella di aumentare la RAM dedicata a Fabric. Quindi come facciamo? Andiamo in installazioni, nella vostra versione di Fabric, altre opzioni. Come vedete qui abbiamo allocato solo 2 giga, in base alle caratteristiche del vostro PC possiamo anche aumentarla. Nel mio caso farò 8 giga e facciamo salva. L'altra soluzione è creare un nuovo mondo direttamente con la Fabric. Quindi non prendere un mondo generato in un'altra versione di Minecraft, ma direttamente con la Fabric. Ok ragazzi, io vi saluto per questo episodio. Vi ricordo like a questo video, iscrizione al canale e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!